Auguri al professore e collega a Teleacras, Mario Gaziano, animatore storico di Teleacras, che ha compiuto 80 anni. È stato un traguardo suggellato dalla pubblicazione di un libro, appena presentato in anteprima al Circolo Empedocleo di Agrigento, Monologhi in scena. Ho avuto il piacere di presentare in anteprima, in un'iniziativa ad inviti privata, dato il numero esiguo anche dei posti del Circolo Empedocleo, il mio ultimo volume, Monologo in scena. Si tratta di un'opera particolare che raccoglie più di 40 anni di attività drammaturgica, teatrale, con monologhi, scegliendo tutti i monologhi che io ritengo più significativi dell'attività cinquantennale dal 71 fino al 22, attività che ho sviluppato per le attività sceniche e teatrali che realizzo, che ho realizzato negli anni, da Lettura Agrigentina a Teatro AG, a Incontro col Mondo Classico, poi ancora a Pirandello Stabil Festival, poi ancora alla stagione Teatro alla Camera. Insomma, tutte le opportunità che ho avuto di fare teatro e di scrivere, io le ho colte con sentimento, con passione e con tanto affetto per la scrittura e per la, come dire, definizione di sentimenti, passioni e anche drammi, contraddizioni. Una grande esperienza che si raccoglie in questo volume, che contiene più di 100 monologhi di vario genere. Segnalo quelli dei protagonisti, con il Barbone, il Fratello la mattina, poi la sezione dei monologhi del Natale ed ancora la sezione dei monologhi della Santa, Settimana Santa della Passione. Poi quelli satirici, quelli umoristici, insomma c'è tutto dentro il mondo culturale, sentimentale, come dire, artistico e drammaturgico nel senso di scrivere per il teatro che io ho vissuto negli anni. Naturalmente tutto questo l'ho potuto realizzare per la preziosa collaborazione di centinaia di artisti che hanno recitato i miei brani, di centinaia di collaboratori che sono stati vicini a questa attività, di registi, tecnici, scenografi, insomma un mondo culturale, artistico in Agrigento, ma anche in territorio nazionale e molto in territorio internazionale, fino a Pechino, da Stoccolma ad Oslo, insomma, una grande storia di affetto, di riflessione e di scrittura. Monologo in scena dal 1972 al 2022 e con il grande affetto e la stima degli amici e degli artisti che sono stati presenti numerosissimi a questa mia presentazione del libro che ho voluto donare come omaggio della storia della nostra attività drammaturgica e artistica degli anni. Grazie.